davanti a un nuovo video di Abbas Event. Quindi oggi mi leggerò uno scritto di un saggista, poeta e oltretutto bravissimo scrittore italiano. Ve lo leggo. Scritto Corsari, 7 gennaio 1973. Il discorso dei capelli di Paolo Prose. Pierpaolo Pasolini. Iscrivetevi al mio canale, lasciate like, commentate, niente, soprattutto attivate la campanella di avvisi per rimanere sempre aggiornati. Nel Corriere della Sera, con il titolo Contro i capelli lunghi, la prima volta che ho visto i capelloni è stato a Praga, nella Hall dell'albergo, dove le giovani sono entrati due giovani stranieri con i capelli lunghi fino alle spalle. Sono stati attraverso la palla, hanno raggiunto un angolo un po' appartato, si sono seduti a un tavolo, sono rimasti lì seduti per una mezz'oretta sopra dei clienti, da cui io, poi se ne sono andati, sia passando attraverso la gente ammassata nella rana, sia stando seduti nel loro angolo appartato. I due non hanno detto parola, forse benché non lo ricordi, si sono bisbigliati qualcosa tra loro, ma suppongo qualcosa di strettamente pratico e espressivo. Essi infatti, in quella particolare situazione che era del tutto pubblica o sociale, e starei per dire ufficiale, non avevano affatto bisogno di parlare del loro silenzio. Era rigorosamente funzionale, e lo era semplicemente perché la parola era superflua. I due infatti usavano per comunicare con gli astratti, con gli osservatori, con i loro fratelli, di quel momento un altro linguaggio che quello formato da parole. Ciò che costituiva il tradizionale linguaggio verbale, rendendolo superfluo e trovandolo nel resto immediato collocazione nell'ampio dominio dei segni, nell'ambito cioè della semiologia, era il linguaggio dei loro capelli. Si trattava di un unico segno, appunto la lunghezza dei loro capelli cadenti sulle spalle, in cui erano concentrati tutti i possibili segni di un linguaggio articolato. Qual era il senso del loro messaggio silenzioso e esclusivamente fisico? Il loro messaggio silenzioso e esclusivamente fisico. Scusate, ho ripetuto. E a questo non siamo più cappelloni. Apparteniamo a una nuova categoria umana che sta facendo la comparsa nel mondo in questi giorni, che ha il suo centro in America e che in provincia, come per esempio, anzi soprattutto qui, appare ignorata. Noi siamo dunque per voi un'apparizione, esercitiamo il nostro apostolato già pieni di un sapere che ci colma e ci esaurisce totalmente. Non abbiamo nulla da aggiungere oralmente e razionalmente a ciò che fisicamente e ortopologicamente dicono i nostri capelli. Il sapere che ci rimette anche per tramite del nostro postulato, perché aggiungo anche a voi. Per ora rimanete la comunità che crea la vita con lo scambio della testa, la quale veniva lavorata dita. Ieri i borghesi fa bene a guardarci con odio e terrore, perché ciò in cui consiste la lunghezza dei nostri capelli in contesta in assoluto.
ma non ci prendevamo per la gente maleducata Sebaldo, non siamo ben consapevoli della nostra responsabilità. Noi non vi guardiamo, stiamo sulle nostre. Fate così anche voi, vi attendete i venti. Io fui destinatario di questa comunicazione, fui anche subito in grado di cifrarla. Quel linguaggio privo di lessico, di grammatica e di sintassi poteva essere appreso mediante anche perché semiologicamente parlando altro che non era, che era una forma di quel linguaggio, della presenza fisica che da sempre gli uomini sono in grado di usare, capi e provare una dimostrata antipatia per quei due poi vorretti mangiarmi antipatia, difendere i cappelloni davanti attacchi della polizia dei fascisti. Fui naturalmente ben principio dalla parte dei New Theat e dei Beatles eccetera, e il principio che mi faceva stare dalla loro parte era un principio rigorosamente democratico. I cappelloni diventavano abbastanza numerosi come i primi cristiani, ma continuavano ad essere misteriosamente silenziosi. I loro capelli lunghi erano il loro solo linguaggio e poco importava aggiungersi altro. Il loro parlare coincideva con loro essere in una fiorità, era l'asse retorica della loro protesta. Cosa dicevano sul linguaggio inarticolato, consistente nel segno monolitico dei capelli, cappelloni nel 66, 67, diciamo questa civiltà comunista cinesi. Noi protestiamo quando radicale, creiamo un anticorpo a tale città attraverso il fiume, tutto a rivedere per il meglio ed la generazione doveva essere una generazione di integrati, ed è anche invece come i media si mettono in realtà le cose. Noi opponiamo la follia a destino di esclusi, creiamo nuovi valori religiosi e troppia borghese proprio nel momento in cui stava diventando perfettamente laica ed edonistica. Lo facciamo con un clamore e una violenza rivoluzionaria, violenza di non violenti, perché la nostra critica adesso la nostra società è totalmente intransigente. Non credo che se interrogati secondo il sistema tradizionale del linguaggio verbale si sarebbero stati in grado di esprimere in modo così articolato l'assunto dei loro capelli. Fatto sta che era modo così articolato l'assunto dei loro capelli, fatto sta che era questo che essi sostanza esprimevano. Questo a me, benché sospettassi fin da allora che il loro sistema di segni fosse prodotto di una sottocultura di protesta che si poneva a una sottocultura di potere e che la loro rivoluzione non marxista fosse sospesa. Continuare per un pezzo a essere dalla loro parte, assumendomi almeno il mio canale della mia ideologia, il linguaggio di quei capelli, anche se inflessibili, esprimeva cose di sinistra, magari una nuova sinistra nata dentro il verso borghese, un dia l'etica creata come fosse artificialmente da la mente che regola al di fuori della coscienza dei poteri particolari storici. Il destino della borghesia venne il 1968, i capelloni furono assorbiti da vento sovietico, sventolarono come le bandiere rosse
sono arrivate loro linguaggio, la scrittura sempre più cose di sinistra che cercheranno di carte nuove. Era Cappellone, eccetera. Questo saggio di Paolo Pasolini finisce da super qua. Ci sarà una seconda parte. Se volete commentate e mettete mi piace. Arriviamo a 3 like e vi pubblico di nuovo la seconda parte del video. Grazie, un saluto a Bosia Neven. A Bosia Render. Ciao, alla prossima. Bella raga, per finire raga volevo soltanto dirvi gustarmi i video che sto giocando e in pratica se aggiungiamo 3 like come avevo già detto mi pubblico la prossima parte del saggio di Pierpaolo Pasolini. Arrivederci ancora, grazie. Shield up. Attention, the champion has been eliminated. Void running. Champion out. Reloading. I'm down. Follow the tunnel. Making contact, we're taking contact. I set the portal. New character appointed. From the data in hand. Hey, we got our brother's banner. Attention. There is a new kill leader. Just a minute before the ring closes. All shield up. The news will be after squads are gone. Ring's not that far. Attention. There is a new kill leader. Looks like 30 seconds until close. Thank you.
Just 10 seconds. Now for the right choice. I'm coming. Care package. I love these things. To recharge my shields. Thank you. Round two. Beginning ring countdown. They'll never shoot two days. New kill leader. New kill leader. Healing up. Give me a sec. Hey, I'm getting shot. Grappling makes things much easier. Try it sometime.